Buonasera ai nostri telespettatori e benvenuta la mia ospite, che questa sera è Patrizia Carrano. Benvenuta, Patrizia. Grazie mille a voi di questo invito, anzi a te particolarmente. Patrizia, come spesso è accaduto negli ultimi tempi, ci aiuta a presentare dei libri che, in questo periodo, sono molto spesso libri che vengono dall'America, come quello di questa sera. Che si intitola Cavalli di razza, sì. vero Patrizia? Sì, è un libro di un giornalista scrittore americano, John Jeremy Sullivan, Cavalli di razza, che ha per sottotitolo Appunti del figlio di un giornalista sportivo. Però scombiamo, secondo me, subito il campo da un equivoco. Questo è un meraviglioso libro di letteratura. E lo si capisce subito, è un libro che parla di cavalli e, e salta, che ruota intorno a... Kentucky. Al, al Kentucky al però arriva come dire, a, a parlare del rapporto di Hitler con l'idea di cavalli. Lui li detestava e questo non ci fa che onore. Sì, siamo molto soddisfatti. Siamo diciamo. molto soddisfatti di questo. Poi eh, ci racconta eh, la, la primogenitura del rapporto tra l'uomo e il cavallo nelle grotte di Lascaux, Cioè è come dire, il mondo del cavallo. Però un mondo raccontato con un estremo un'estrema curiosità, eh, come dire, tecnica che però diventa meravigliosa. Ecco, ecco, che diventa risale al 30.000 30 anni fa, fa che ecco, coso lì <ride> che poi diventa questo è un cavaliere con il sepolto con il con suo, con il suo cavallo, cavallo. Il cavallo ce ne sono anche a Firenze, al Museo sì. di Paleografia di Firenze. E, e, e dicevo, che diventa però un'occasione un, un letteraria straordinaria. Il libro è un libro eh. che ha un, io leggendo, un ritmo eh, velocissimo, non so come dirti. Io ho avuto questa impressione, sì, come una dire, lunga corsa, qualcosa del genere. È indubitabile, lui si muove fra universi i più lontani fra loro, però c'è in questa lunga corsa un filo conduttore che è quello del suo rapporto col padre. E quanto sia forte la vocazione letteraria di questo autore, che con questo libro è balzato, lui aveva già pubblicato un libro precedente, Americans, e con questo libro è stato acclamato come Edgar Foster Wallace e via dicendo, tu lo capisci dalle prime pagine, quando lui racconta una cosa struggente, di, che va a trovare il padre in ospedale, poco prima che il padre manchi, il padre è uno di un grande giornalista sportivo però, come dire, un irlandese che non si è risparmiato nessuna bevuta, che non si è risparmiato <ride> nessun pacchetto di sigarette. Insomma, un, un, un irlandese che ha vissuto molto, di origini irlandesi, e trova il padre che ha avuto un'operazione al, allo sterno, che è abbracciato a un orsetto di peluche che gli hanno dato le infermiere perché in questa maniera non tirava la ferita. Quindi gli ai pazienti le infermiere davano questo. E l'idea di questo uomo di 54-55 anni, precocemente invecchiato per come dire, un, un, uno stile di vita che non era dei più raccomandabili, anche se poi di grave non ha mai fatto niente che non fosse... Come dire, eh, in grembo teneva un sacchiotto che gli avevano prestato le infermiere e gli avevano detto di abbracciarlo ogni volta che si alzava e si sedeva per evitare che gli tirassero i punti sul petto. Allora, questo libro. Suo padre è stato un grande giornalista sportivo, si è occupato di grandissime corse nel Kentucky. Ah, okay. eh, e questo libro. Si occupa di cavalli andando molto al di là e molto oltre di quello che ha fatto il padre, che era un, un uomo con delle vocazioni letterarie, che aveva poi ripiegato sul fare il giornalista sportivo. Come dire, è una maniera per riconsiderare il rapporto di lui-figlio con questo padre, cioè noi arriviamo a ripeto, alle grotte di Lascoe e via dicendo, sempre in questo rapporto fra la memoria del padre, quello che insieme hanno fatto, quello che il padre gli ha insegnato e il tema, come noi sappiamo, meraviglioso dei cavalli. Personalmente io credo che questo libro qui, che è tra l'altro corredato da un meraviglioso apparato bibliografico e via dicendo, questo è un lavoro dove, come dire, il sentimento della scrittura... Non serve a saltare i temi della preparazione, dell'erudizione e via dicendo, si, si confrontano e si sposano. Allora, questo libro è un libro che secondo me da solo vale un'intera biblioteca perché c'è grosso modo tutto. Certo, non si parla tanto del trotto, è vero, questo non c'è, però... Tutto il resto, dalla progenitura dei cavalli, dal passaggio allo stretto di Bering, dal fatto che gli uomini prima li, 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 li mangiassero, poi scoprissero la loro forza motrice, poi l'idea di salirgli in sella, sembra di sentire in certe pagine Conrad Lawrence quando scrive l'uomo incontro il cane, perché la prima idea della domesticazione, lui si chiede com'è nata. E poi e anche ecco, l'origine del de. purosano, l'origine no? del purosano, de. questo è il, capo, il mega capostipite. E qui per esempio ti racconta come lo Stude book inglese è nato prima del registro della nobiltà. Cioè lui ragiona anche sul fatto che il cavallo... Lui cita naturalmente Maybridge, che adesso stiamo vedendo, vedendo lì. È la, mm, la, la prima prova la, che i cavalli hanno un, un tempo sollevato al galoppo in cui tutte e quattro le gambe, le gambe. con questo fotografo, Maybridge, che eh, su, su richiesta di, del, del signor Stanford, che era un fabbricante di birra. Eh, che aveva scommesso, che aveva fondato poi l'omonima università, che aveva scommesso che il cavallo fosse come dire, sollevato in tempo di galoppo, aveva piazzato nello nella pista di palo alto delle degli otturatori a 10 metri di distanza e il cavallo procedendo al Galoppo li faceva e scattare, scattare e, quindi... e, se si vuole, è anche un'anticipazione di quello che 15 anni dopo sarebbe stato il cinema dei fratelli Lumière certo. che iniziava con una forte vocazione documentaria. Allora io devo dire che qui troviamo, mh, troviamo molte cose, la memoria come ho detto del padre che dice ero sempre dietro di lui quando batteva a macchina o più precisamente sbatteva a modo suo <ride> con due sole dita che è quello che abbiamo visto fare a molti giornalisti Fantastici. anche in quel di piazza di siena di tanti tanti di anni, tanti anni fa. fa e qui poi c'è questo racconto ma poi c'è anche per esempio mi sono appuntata perché gli appunti devo dire sono moltissimi una cosa sul cuore di segretaria perché quando lui chiede al padre Qual è stato il momento più straordinario della sua carriera? Lui dice, ero al derby di segretariato nel 73 ed è stato pura bellezza. Allora lui non si ferma a questa cosa, non si siede su quelle che sono state le memorie paterne e, e va a cercare dei documenti perché devo dire c'è un, una, un, una preparazione diluita nella letteratura e a pagina 173 noi scopriamo che c'è stato... Un veterinario, eh, anatomo-patologo. Eccolo segretariato. Eccolo qua. <ride> il quale assiste alla come si chiama? alla 197. Scusate, all'autopsia all di segretaria. E viene fuori che il cuore di questo cavallo. Era grosso modo il doppio di quello di un cavallo normale. Guarda caso, un sauro, io ci ho avuto solo <ride> Sauri. I cavalli vanno bene comunque. E... Beh, gli arabi dicevano se hanno visto, eh. se ti hanno detto che un cavallo volava, chiedigli di che colore aveva il mantello. Eh. Se ti dicono che è un sauro, credici? Ecco. Allora, io i... ho sempre avuto grigio e baia, eh, però ah, <ride> eh, poi siamo partigiane <ride> ma non ogni cosa. E qui dice: Ho visto e fatto migliaia di autopsie di cavalli. Lui riporta la dichiarazione e mm. nulla è paragonista. Paragonabile a quel che ho visto, il cuore di cavallo in media pesa 4 kg e questo dobbiamo saperlo perché i nostri compagni di sport, di vita e via dicendo, dobbiamo sapere come sono fatti, dobbiamo distinguere un pastorale da un modello e via dicendo. Quello di segretaria era almeno il doppio, e un terzo più grande di qualsiasi cuore equino io abbia mai visto e non era ingrandito per una patologia. Tutte le cavità e le valvole erano normali. Era soltanto più grande. Quindi, quando noi diciamo di una persona ha un cuore grande così, <ride> pensiamo anche a, a Sebretaria. Poi, per esempio, lui parla eh, del Kentucky, della regione dove lui è cresciuto, di questa del perché quello è diventato il luogo d'eccellenza per gli allevatori di cavalli, di questo... Ehm, da anche una descrizione delle aste, no? Delle De la, aste meravigliose. L'11 eh, settembre, Dove no? c'erano i principi arabi che sì. dovevano comprare dei cavalli e lui racconta la vicenda e a un certo punto si pensa, si fa, si sospendono le aste perché non si sapeva. Che come dire, atteggiamento tenere nei confronti di questi principi sauditi che erano lì, come peraltro ogni anno, per comprare semplicemente dei campioni da galoppo. E quindi devo dire che questo è un libro: racconta di Cortés e dei conquistatori, eh, e racconta: questa è una cosa mh, toccante e tragicissima l'altissimo prezzo che hanno pagato i cavalli nelle guerre. guerre. C'è un, un, un il racconto, per esempio, di che cosa accadeva ed è terribile ai cavalli eh, dei nemici. Pensate che dopo la Prima Guerra Mondiale c'è stato il rischio che il cavallo sparisse per quanti ne erano stati, in Europa, per quanti ne erano stati. Nella Prima Guerra Mondiale morirono così tanti cavalli che si temette l'estinzione dell'intera popolazione e c'è poi ricorda un bellissimo film di andrei vada che è un regista polacco straordinario che racconta la leggenda di spade di cavalieri contro i carri armati è stata un'ecatomba terribile e poi in uh, un libro intitolato gli animali nel terzo reich un libro dal 2000 uno studioso e sostenitore dei diritti umani racconta cosa accade in Crimea nel 1944 dove i cavalli nell'inverno, i, dei, dei, no, i cavalli dei popoli vinti, furono fatti entrare in un lago. Ah, sì. ne, e, e, e rimasero lì a, nel ghiaccio e la mattina dopo il lago era tutto ghiacciato e, i, e le teste dei cavalli morti erano come tutte delle sculture che uscivano. Questo, se volete, eh, la diciassettesima armata. Eh, se, se volete, questo, anche questo avvia una lunga riflessione su quanti quante colpe, quanti debiti di sangue noi abbiamo nei confronti di, questi, di tutti gli animali e anche di un animale che paradossalmente è però un animale che noi incensiamo, al quale facciamo monumenti. Il nostro sul quale alter ego. E, e cioè siamo veramente profondamente scissi nei confronti del tema dei cavalli. Quindi devo dire eh, che questo libro che... Mh, mette insieme con una grande capacità di volare da un tema all'altro di partire con il padre poi di ritornare al padre di raccontarti appunto le vicende delle, della domesticazione io ho avuto l'impressione leggendolo che parli pure di Sullivan il famoso sussurratore e il cavallo lui non ne fa il nome ma sembrerebbe Eclipse però, però. però lui parla sì, del, del sussurratore del 1700 700, non, sì, sì, non di quelli moderni No, 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 no. Cioè, lui ha fatto un lavoro di preparazione che è, però, il lavoro di preparazione non di un giornalista che va benissimo, ma di un grande letterato perché c'è una qualità di scrittura e, 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 e bisogna dire, come dire, dare agio a questa piccola casa editrice 66 TH2ND che lo ha. Eh, tra tutto e anche io devo dire a Repubblica che ne ha fatto una recensione, io non mi ero accorta che fosse uscito questo libro veramente straordinaria perché mh, qui anche il racconto delle corse perché si chiude mh, raccontando una una corsa, un derby del Kentucky che non ti dice come va a finire e ti parla eh, Cita una poesia davanti a lui ai Campi della Lode, che è il verso di una poesia che lui prima aveva pubblicato, una poesia credo di Nietzsche. E, e perché viene visitato anche il rapporto di Nietzsche con la sofferenza animale, per cui si riguarda con altri occhi il fatidico episodio di Nietzsche, di che a Torino, che abbraccia cavallo. il cavallo nella carrozza, davanti a lui, ai campi della Lote: ha dato al fantino ogni frammento della sua forza, ma in qualche modo vuole dare ancora, vuole correre più forte, staccarsi dal bombardamento dietro di lui, dal suono degli altri che vogliono che perdano. Se ha fallito la sua missione, questa storia finisce qui. E quando tu finisci questo libro, sei più ricco, sei veramente più ricco di, di, di tante cose che un buon libro su un tema tanto amato eh, ti, ti può dare. Ti che ci ricorda a tutti di quanto i cavalli ci diano anche dal punto di vista della cultura oltre che dell'istruzione. Assolutamente, che Noi spesso lo dimentichiamo, no? li releghiamo sì, allo sport, no, li releghiamo. e invece, no, eh, ripeto, c'è anche la tradizione, come nasce la tradizione delle corse in Virginia perché lì il galoppo è ancora una realtà molto forte e esatto. presente, eh, il cavallo nella letteratura, la corsa di segretaria che viene ancora una volta ricordata a pagina 197. Insomma, devo dire che raramente ho trovato un libro con tanta levità di scrittura e insieme tanta potenza di contenuto è davvero straordinario e mh, devo dire che mh, allora, le quarte di copertina sono sempre, vanno prese con le molle perché naturalmente è un fatto pubblicitario ma quando la quarta di copertina dice mh, è stato inserito questo autore nella grande tradizione del giornalismo narrativo accanto a Tom Wolfe e a David Foster Wallace di cui apro una parentesi siamo Consiglio in chiusura Patrizia. La, la, la lettura di, dalla parte dell'Aragosta, considera l'Aragosta. Ecco, devo dire che questa osservazione è proprio un'osservazione che lui, questo Ger John Jeremy, Sall si merita per intero. Come ti dicevo, siamo in chiusura, ahimè. Eh, viva. Eh, però eh, voglio solo dire una cosa, questa piccola casa editrice ha un'ottima distribuzione perché io sono entrata in una libreria. E ho trovato il libro, cosa rarissima. Ebbene. <ride> e quindi possiamo consigliare ai nostri lettori sì, di farlo. È uscito da poco e, e sono cinque ore, se uno lo legge non di corsa, come merita, meravigliose. Grazie mille Patrizia eh. per essere stata con noi e per averci aiutato a presentare questo libro. Grazie a voi. E, e grazie ai nostri telespettatori e come sempre l'appuntamento per domenica prossima. Buonasera a tutti. Uh...